Cominciamo, buonasera a tutti. Cominciamo fra 2 minuti, 18:05. Aspettiamo che arrivi qualcun altro, poi cominciamo. Ok? Eccoci qua, buonasera a tutti quanti e benvenuti al webinar di Volumetrica Trading. Intanto datemi un K che mi state sentendo. Il monitor vedo che lo vedete, quindi volevo solo sapere se mi sentite, se è tutto a posto. Qualcuno mi dà un feedback? Non vedo nessun feedback in chat, qualcuno mi dice... Ah, ok, sì, si sente. Buonasera, perfetto. Allora, prima di cominciare, leggiamo il nostro disclaimer. Prima di cominciare, do un benvenuto a tutti quanti. Intanto, buonasera a tutti quanti. Disclaimer: la presente analisi non costituisce sollecitazione all'investimento. Tutte le informazioni, comunicazioni e analisi qui proposte non sono in alcun modo da considerare come consulenza in materia di investimenti, ex articolo 1, eccetera, eccetera, eccetera. Esse non sono nemmeno raccomandazioni standardizzate rivolte al pubblico indistinto. Di queste ultime, tuttavia, esse replicano alcune caratteristiche dato che il tipo di messaggio non è personalizzato, okay, e non è presentato come adatto alle specifiche persone. La scrivente, cioè Volumetrica Trading, non conosce alcuna informazione relativa alle caratteristiche personali degli utenti collegati a questo webinar, specie flussi reddituali, capacità di sostenere perdite, consistenza patrimoniale, situazioni finanziarie, conoscenze ed esperienze. Dissuadiamo dal farlo, ma chiunque assuma posizioni coerenti con le analisi proposte lo fa sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità. Gli iscritti al webinar devono essere consapevoli che l'operatività sui mercati finanziari comporta un rischio elevato. In particolar modo si consiglia di non intraprendere nessuna operazione a coloro che ritengono di poter impiegare il proprio denaro senza rischio, operando sui mercati finanziari, attendendosi un risultato costantemente positivo. Le analisi, le informazioni e le opinioni qui esposte, sebbene frutto di un'elaborazione accurata, vengono fornite solamente a scopo didattico e vengono fornite senza nessuna garanzia. Chi si espone qui in questo webinar declina ogni responsabilità nei confronti di chiunque per qualsiasi perdita, responsabilità, costo pretesa, esborso, danno altro, diretto o indiretto, negligenza compresa, derivante dal tentativo di porre in essere un'operatività coerente con le analisi proposte. Bene. Cominciamo il nostro webinar. Intanto comincio a dirvi che se avete delle domande da fare, ovviamente scrivetele in chat, poi man mano che andiamo avanti con il webinar, vi risponderò. È una settimana, è stata una settimana veramente bella, dove il mercato ha dato la possibilità di fare un trading abbastanza aggressivo. Il mercato si è mosso velocemente, sia a rialzo che a ribasso. Purtroppo in queste situazioni c'è da farsi anche molto male, come ci sono delle ottime occasioni con la volatilità per riuscire a, diciamo, portare a casa qualche soldino, con la volatilità ci sono anche occasioni per farsi male, come sempre nel trading. C'è molta più probabilità di farsi male che di portare a casa qualche soldo. E quindi, insomma, però è stata una settimana al momento e che continua, insomma, io penso che continuerà ancora questo tipo di volatilità. La volatilità, insomma, questo tipo di ribasso era nell'aria già da tempo. Purtroppo era già un mese e mezzo che, a parte la pandemia, eccetera, eccetera, che, diciamo, è un qualcosa di ormai assodato da più di un anno, ok? A parte la pandemia, che quella non è esistita praticamente,
E diciamo che il mercato era già un mese e mezzo che avevamo il T-bond americano che continuava a salire, quindi continuava a scendere, quindi aumentando i rendimenti del decennale americano. Perché questo? Perché tutte le materie prime sono parecchio in rialzo. La soia, per esempio, parliamo di materie prime per quanto riguarda l'alimentare. Soia, che è, diciamo, l'alimentazione base per il bestiame, ok, è aumentata del doppio, ok? Quindi ovviamente gli allevatori che stanno dando da mangiare in questo momento, voglio dire, il bestiame sta costando più del doppio dal punto di vista dell'alimentazione, e ovviamente prima o poi questo si rifletterà anche nell'aumento della carne, quindi direttamente cioè, nell'aumento dei beni di prima necessità, quindi gli alimentari, il frumento è alzato del 70%, il mais anche, quindi tutte le materie prime dal punto di vista per quanto riguarda l'alimentare, perché poi dalla catena, voglio dire, dei cereali, quindi mais, frumento, soia, ne consegue tutta una serie di aumenti perché ovviamente il latte lo fanno con le mucche cosa danno da mangiare? Cereali, ok? E la carne lo fanno sempre con i bovini e danno da mangiare sempre cereali, cioè moltissima dell'alimentazione animale è a base di cereali, quindi ovviamente se aumenta questo aumenterà anche i generi di prima necessità, i beni di consumo, insomma, di prima necessità, e quindi è ovvio. Poi c'è stato un innalzamento molto importante anche delle materie prime, tra cui il ferro, il rame, okay, il petrolio stesso, abbiamo visto quanto sta correndo, okay, e quindi tutto questo innalzamento di materie prime per quanto riguarda i beni durevoli, di materie prime per quanto riguarda i beni di necessità, provocheranno inevitabilmente un innalzamento dell'inflazione. Ok, difatti avete visto che i dati, cioè questo era già un mese e mezzo fa che succedeva questa cosa, però come sempre un mese e mezzo fa, cioè, la borsa se ne fregava niente, no? Dopo, a un certo punto, quando è il momento, il dato a un certo punto conta, ma i mercati sono così, non bisogna aspettarsi che un dato detto oggi possa, diciamo, influenzare il mercato oggi. Ieri è uscito il dato dell'inflazione, quindi era già più che prevedibile che l'inflazione sarebbe salita, era previsto un 0,2 negli Stati Uniti, invece abbiamo avuto un'inflazione allo 0,9. Okay? Erano già usciti oltretutto i non farm payroll la settimana scorsa, venerdì, o 2 settimane fa, sì, la settimana scorsa, quindi si attendevano tipo 640K, invece il risultato era stato 2,40. Quindi insomma c'erano già più di qualche dato negativo che cominciava a imperversare, ma già da un bel pezzo, insomma, c'era questo nell'aria. Però ovviamente la borsa è andata su, e poi abbiamo visto che in 4 giorni, da 4.220 siamo passati a 4.040, oggi, a 4.000, stanotte, ieri 4.030, 4.020 di Standard & Poor's, quindi ha perso un 5% in 3 giorni, la borsa è così. E quindi insomma, ecco, quindi il mercato, insomma, che ha una sua logica perché si sta muovendo in questa maniera, perché alla fine, voglio dire, la logica, cioè alla fine la macroeconomia, vuoi o non vuoi, arriva sempre a prevalere su quello che è l'andamento dei mercati azionari. Bene, detto questo, passiamo un attimo all'analisi. Stanno mettendo gli scalini. Cosa vuol dire stanno mettendo gli scalini? Dopo magari ce lo spiego. Insomma, io sono poco perspicace, Pasquale, quindi vedete sempre mia moglie che mi manca perspicacia. Detto questo, vi volevo segnalare oggi c'è stato un bel movimento. Purtroppo io l'IS non lo trado, lo faccio solo, diciamo che lo faccio solo dal punto di vista, lo tengo aperto solo dal punto di vista lo tengo aperto solo dal punto di vista della, come si dice, dell'analisi intermarket per tradare il Nasdaq. Io faccio trading sul Nasdaq, ok? Però oggi c'è stata una cosa veramente eccezionale. A un certo punto, prima della partenza, avevamo anche scritto sul nostro gruppo, c'era uno sbilanciamento, c'era un po' a nord. O meglio, andiamo a essere un pochino più precisi. Adesso chi di voi che sa di cosa parlo non lo so, però c'era un po' che era posizionato qua, la distribuzione era questa, ok? C'erano parecchi livelli di liquidità che li vediamo qua sopra, eccoli qua. Il mercato, prima di partire, si è posizionato sopra il POC, ha cacciato un bel icebergone, eccolo, ha cacciato un bel iceberg, e lo vediamo, mi sembra, eccolo, no, no. Era stato prima, scusate perché devo verificare dove era, che non mi ricordo più. Eccolo qua, deve essere stato qui. Eccolo qui, aveva cacciato un bel iceberg a questa altezza. Aspetta, fammi vedere. Eccolo qua, aveva cacciato un bel iceberg. Non lo vedo più, come mai non lo vedo più. C'era prima, forse perché ho riavviato la piattaforma, mi ha cancellato gli iceberg. Comunque, aveva cacciato un bel iceberg su questa
in relazione al POC. Aspetta che andiamo a vedere. Aspetta un momento che andiamo a vedere. Aspettate un momento che andiamo a vedere perché ce l'avevo qua prima. Anche adesso ho cacciato un bel iceberg. Guardate che bel iceberg che ho cacciato qua. Guarda che iceberg da 2200K che ha cacciato esattamente sul POC per fermare l'ascesa nuovamente. Sono troppo bravi, bellissimi. E, eccolo qua, era qua prima. Questa è stata l'apertura, quindi l'iceberg l'avevano cacciato qua a questa altezza. Comunque avevano cacciato un bel iceberg qua, adesso non capisco perché non riesco a vederlo, forse si è azzerato prima. Ok, avevano cacciato un bel iceberg su questa. No, no, scusate, sto perdendo. Eccolo qua, dove ho fatto il long, eccolo qua. Avevano cacciato un bel iceberg qua, io l'ho visto, ho fatto due long, c'era una bella tutta una bella scaletta di liquidità qua, la distribuzione era sbilanciata e quindi c'è stata la possibilità di fare un bel long. Sono entrato con due micro, li ho chiusi abbastanza velocemente perché poi mi sono concentrato a trovare il Nasdaq e quindi ecco, insomma, ogni tanto insomma, succedono questi tipi di situazioni dove abbiamo delle chiarissime situazioni in cui lo nostro stop è molto molto stretto ed è tranquillamente settabile, individuabile, mentre abbiamo un target come quello che avete visto, che era bellino, carino. Dopo mi sono concentrato sul Nasdaq e siamo andati avanti a trattare il Nasdaq. Adesso andiamo a vedere qual è la situazione generale, cosa sta succedendo sui mercati, ok? Andiamo a vedere la situazione generale di cosa sta succedendo ai mercati. Prendiamo intanto l'S&P, ok? S&P che in questo momento, eccolo qua, questa è la distribuzione, questo è il profile composite di lungo periodo, non di lungo periodo, scusate, di questo periodo, cioè ovvero di quando ha rotto i massimi storici in area 4000 e il prezzo ha cominciato a risalire, ok? Quindi cos'è che stiamo vedendo in questo momento? Vedete che io mi ero segnato queste linee, 4100, 4020 e 4210. Queste erano le linee che io mi sono segnato prima che il mercato partisse. Eccolo qua, lui è arrivato più o meno in area 4020, in area 4020 ha rimbalzato. Adesso cosa sta facendo? Adesso sta facendo una cosa assolutamente importante perché andiamo a prendere il weekly e capiamo subito come l'interazione tra weekly e intraday come l'interazione tra weekly e intraday è molto molto importante. Come vedete, nella giornata di ieri, allora tenete presente sempre che questa barra esterna, ok, questa outside barra esterna che vedete, eccola qua, questa rossa, scusatemi, è la barra settimanale, ok? Quindi a livello di barra settimanale lui cosa sta facendo allora? A livello di barra giornaliera, che è questa che vedete all'interno, che okay, lui ha rotto il supporto statico di ieri, che corrisponde appunto a 4000, area 4104, che corrispondeva alla low volume area di tutta questa distribuzione qua, ok? Eccolo qua, quindi la rottura fatta ieri è questa barra daily che ha chiuso esattamente qua a ribasso verso 4050. Bene, ok. Adesso cosa sta facendo? Ed oggi è giovedì, quindi siamo veramente in una situazione molto molto delicata e molto molto importante. Su questo livello si deciderà l'andamento della prossima settimana, per quello che penso io. Perché oggi lui adesso arriva qui alle 6, quindi per loro sono circa più o meno le mezzogiorno, 11 e mezza, 11, quello che è, ok? Arrivano qui a fine mattinata, a metà mattinata, a testare il livello di supporto statico che hanno rotto nella giornata di ieri. La barra weekly, ricordatevi, non è ancora, okay, chiusa, perché in questo momento la barra weekly sta facendo esattamente così, ok? Quindi sta facendo un'apertura che ha aperto sui massimi, esattamente all'inizio di questa settimana. È venuta giù fino qui ai minimi e in questo momento la chiusura della barra weekly si sta posizionando in area 4110. Quindi, ed è in una situazione ovviamente di equilibrio, questo mi sembra abbastanza evidente, abbastanza chiaro da comprendere, no? È in questa situazione di equilibrio. Quindi adesso sarà molto molto importante capire se questo livello verrà rigettato dal prezzo oppure no. Come vediamo, anche i volumi in ascesa, li vediamo da qua sotto, ok, dai minimi, il prezzo è salito abbastanza velocemente e il volume profile settimanale, quindi di questa barra weekly che stiamo vedendo qui, ok, il volume profile settimanale è rappresentato esattamente da questo VP che vedete qui a destra, ok? Questo è il volume profile settimanale. Quindi cos'è che andiamo a capire con l'analisi volumetrica? È questo il vantaggio che noi riusciamo ad avere con l'analisi volumetrica. Che capiamo che cosa, innanzitutto? Che noi non possiamo fare uno short qua, ok? Perché noi siamo arrivati in una resistenza dinamica. Poi mi direte, ma perché Rodolfo ci dici che noi non possiamo shortare qua, visto che dal punto, diciamo, di vista della price action siamo negativi, perché ormai la price action è invertita, ok? Perché questa è la sua price action, quindi abbiamo fatto un minimo più basso e un massimo che al momento sembra più basso, non è ancora
chiuso lo swing di rimando, ok? Quindi al momento diciamo abbiamo una price action che è negativa, okay? Lui è arrivato al POC settimanale ed è stato rigettato POC settimanale, che coincide ed è in confluenza esattamente, come vedete, con questo minimo di distribuzione, questo minimo di swing, e corrisponde con un high volume node di questo profile composite di periodo, ok? Perché io vi dico non possiamo vendere in questo momento? Perché, come vedete molto chiaramente, cosa abbiamo noi sul volume profile settimanale? Ok, abbiamo, ok, una distribuzione, diciamo che possiamo averne due distribuzioni, divisa in due sottodistribuzioni e tre distribuzioni. Queste sono le distribuzioni. Come vedete, la low volume area della distribuzione inferiore si afferma esattamente, la vedete qua, ok? Eccola qua, si ferma esattamente in area 4080, ok? Noi siamo in area 4090-4080, quindi finché il prezzo, adesso il prezzo, ok, chi ha fatto il long, come me oggi abbiamo tradato long, lo abbiamo tradato perché, ok, viste le evidenze, pensavamo che l'S&P potesse arrivare esattamente fino a questo livello, ok? Benissimo, e l'evidenza ci ha portato a fare il long che abbiamo fatto nella giornata odierna, benissimo. Adesso però non possiamo più tradare né long, a mio avviso, né short. Adesso è il momento di mettersi le mani in tasca e non fare più niente, perché noi non sappiamo se da questo livello il prezzo riuscirà a breccare e andare fuori di questo high volume node del POC settimanale, quindi riprendersi con forza l'area 4110, che come vedete è stato bloccato in questo momento, oppure se lui da qua rigetterà, scenderà in area 4080 a prendere forza, ok? Quindi fare un ritracciamento del 30-40%, qui prendere forza per andare a fare il break area 4110. Quindi capiamo che in questo momento noi siamo assolutamente, ok, immessi in una buffer zone, ok, in un'area di buffer in cui ovviamente il trader molto aggressivo e che col pelo nello stomaco può sicuramente pensare di fare tanti trade di scalp vendendo qua e diciamo vendendo qua nell'ottica di andare a fare diciamo questo rintracciamento, ma ci vuole pelo nello stomaco e molta esperienza. Per tradare sicuri in questo momento bisogna star fermi in questo sicuri, che già comunque tradare sicuri è una parola, voglio dire, un aggettivo molto difficile da utilizzare in questo contesto, ok? Però diciamo che per tradare con un certo margine di sicurezza in questo momento si deve rimanere fermi, ok? Ed eventualmente, se si è convinti del long, ma io lo sconsiglio perché siamo a giovedì, se noi dovessimo avere un ritracciamento su questo livello, ok, nella giornata di oggi, adesso, voglio dire, entro un'ora, due ore, non verso la chiusura, ancora mi piacerebbe pensare di poter provare un long qua per andare a vedere se riusciamo ad andare a breccare l'high volume node per tornare a rialzo, ok? Ma se questo livello viene raggiunto stasera verso le 9:30, non mi piacerebbe molto, o meglio ancora se venga raggiunto domani in apertura, ancora mi piacerebbe, entro le 4:00, 4:30, ma nel durante della giornata non mi piacerebbe, insomma, perché più il tempo passa che il prezzo rimane distante dal punto, diciamo, dal punto di equilibrio, che è questo area 4110, più il tempo passa che il prezzo rimane distante da questo punto di equilibrio e più mi dà da pensare che questo punto di equilibrio non possa essere rotto. Inoltre dovremo vedere a livello volumetrico con quanta forza e come verrà e come sarà, diciamo, trattato questo punto quando ci arriverà, ok? Perché anche questa è una cosa molto molto importante da andare a capire e da andare a vedere quando il prezzo raggiungerà quel livello, per capire appunto come sarà trattato quel livello. In questo momento, se noi andiamo a vedere cosa sta succedendo a livello volumetrico utilizzando il nostro Vol Analyzer, capiamo immediatamente che cosa, che comunque c'è stato un buon rialzo. Ok, eccolo qui, c'è stato questo buon rialzo, ci sono stati discreti volumi a rialzo come stiamo vedendo, ok, però non abbiamo ancora volumi, diciamo, di grossa importanza, anche se ci sono stati comunque volumi abbastanza importanti, con inserimento all'interno anche di big trades importanti e relativamente poche vendite in contrasto a questo movimento. Quindi al momento diciamo che il trend sembra consolidarsi a rialzo, ma io vorrei vedere appunto magari una bellissima ABC, ok, con un test a 4080, con un bel picco volumetrico rosso fuoco che qui
si innesca in quest'area, che mi faccia capire che quest'area, vedete che abbiamo dei livelli precedentemente rotti di Volume Analyzer, viene effettivamente tenuta, allora qui il mio stop sarebbe molto certo, perché a quel punto io entro qua, qua avevo i livelli prima, vedo che c'è stato, diciamo, un rigetto, perché vedrò dal, con i miei strumenti, vedrò che qui il mercato non riuscirà a scendere, magari ci metteranno iceberg, magari ci metteranno quel che vogliono, ok, e a quel punto io qua potrò tentare il mio ingresso. Nel momento che io qua tento il mio ingresso, ok, potrò vedere se primo target e weekly meno uno pop, secondo target se saranno raggiunti, ok? Questa è la strategia operativa. Quindi al momento il long l'abbiamo fatto da sotto, ok? Abbiamo sfruttato le corse. In questo momento avete capito che, a mio avviso, siamo in una situazione di stallo in cui il mercato ha raggiunto il suo obiettivo, ha raggiunto il suo target, ok? Che corrispondeva tra l'altro anche a un livello di assorbimento della nostra Volume Analyzer, precedentemente rotto, che era un livello di assorbimento short. Quindi questo livello, come vedete, ok, non è un livello così casuale, e non è casuale che ci siano fermati in questo momento, e non è altresì casuale il fatto che proprio su questo livello abbiano cacciato nuovamente un livello di Volume Analyzer di pressure short. Vedete, non l'hanno fatto prima in tutta la salita, guardate, guardate, non l'hanno fatto in tutta la salita, però quando sono arrivati qua avevano cacciato un livello di assorbimento long rotto con una responsive sell di pressure di Volume Analyzer. Quindi non è un caso, quindi il livello, perché noi non possiamo sapere, cioè quando noi andiamo a guardare a sinistra, noi guardiamo la storia, ok? Questa è storia, ok? Quindi noi non possiamo sapere se quando il prezzo ritornerà qua avrà nuovamente una fermata, perché questo livello storicamente era importante, ok? Com'è che lo possiamo sapere? Solo attendendo le evidenze che il mercato e i nostri strumenti ci daranno. In effetti, il mercato, quando è arrivato qui, ok, cosa è successo? Una linea di supporto di assorbimento short, ok, quindi hanno tentato di vendere e il prezzo ha tentato di rimbalzare e reagire, ma successivamente l'ha rotta, dando conferma della pressure short su questo livello. Il che non vuol dire che adesso noi, perché c'è la pressure short, noi dobbiamo andare a vendere. Noi, questo vuol dire che il livello è assolutamente ancora sentito. Quindi noi, in questo momento, avessimo in mente di longare ancora da qua sotto, noi, almeno questa è l'interpretazione che do io, conoscendo i miei strumenti, ok, so che qui io adesso devo restare fuori, devo stare flat, tranquillo, ed aspettare con calma quello che è il suo ritracciamento su quest'area qua. E se quando su quest'area qua vedrò, come vi dico, una grossa spinta short, che mi darà la conferma a quel punto che questo breakout è stato un breakout sano, ok? E qui ancora troviamo gente che ha voglia ancora di comprare, e questo mi piacerebbe che lo facessero o nella giornata di oggi, o al massimo entro le 4:30 di domani, ok? A quel punto capirò che questo livello è ancora un livello genuino, dove abbiamo interesse a, dove il prezzo ha interesse ad essere comprato e rigettato. Quindi in questo momento c'è... Si vede male? Vedete? Io vedo bene, sai, io ho un feedback che vedo molto bene, non so se tutti vedete male o se vedete tutti bene, datemi un feedback per piacere, perché io ho provato a aprire una pagina YouTube e vedo molto bene, probabilmente è un problema sulla tua linea, Victor. E quindi, insomma, ecco, questa è l'analisi, diciamo, volumetrica e di price action. Ecco, Enrico Posi mi dice che si vede benissimo, anche gli altri, tutti vedono bene, quindi Victor, hai un problema sulla tua linea. Bene, quindi, ok, questa è, vabbè, ok. E questa, diciamo, è l'analisi che io faccio tutti i giorni quando affronto il mercato, ok? Perché un mercato va affrontato, abbiamo fatto una live per gli utenti del nostro canale, per gli utenti delle nostre piattaforme, abbiamo fatto una live dove abbiamo un attimo affrontato, perché un tema che spesso esce anche nel nostro gruppo è il tema, diciamo, dello sconsolamento, chiamiamolo così, no? Le persone sono sconsolate. Perché? Perché qui apro una parentesi che mi piace sempre aprire, ma cade proprio a pennello, fagiolo, come si suol dire. Le persone sono sconsolate, perché chi fa i trader è sconsolato perché chi approccia a questo mondo, solitamente approccia a questo mondo bombardato da una serie di informazioni farlocche, ok? Cioè una serie di informazioni farlocche,
trova trader che gli scrivono che sono verdi da 5 mesi, trova 3, 4.000 potrebbe essere con un massimo decrescente. 4.123, ovvio che può essere considerato come un massimo decrescente, perché ti ho fatto vedere prima la price action che si è innescata è chiaramente short in questo momento, di breve, ok? Di breve, perché questa è la price action che si è innescata, eccolo qua, ok? Questa è la price action che si è innescata, quindi il prezzo sta scendendo, però dobbiamo fare un'analisi più complessa di quella di una trend line, cioè una trend line che scende, sì, ci fa capire che il prezzo sta scendendo nell'immediato, ma se io lo vado a vedere prendere da qua, cosa mi dice? Che il prezzo sta salendo? Quindi allora devo sempre fare molta attenzione con la price action, perché price action ce ne sono di immediate, di breve, di medio, di lungo, ok? Quindi bisogna capire su quale tipo di trading ci concentriamo e di conseguenza andare a considerare la price action di riferimento, ok? Io personalmente le considero sempre tutte, ancorché mi concentri su un trading di scalping. È ovvio che quando vado a scalpare, fare scalping, mi concentro sulla price action di breve, ovviamente, no? E la price action di medio la utilizzo per capire dove il mercato mi può portare, a quali livelli mi può portare. Perché vedi, a fronte di una price action di medio che sta scendendo degli ultimi 7 giorni, abbiamo comunque una price action di breve, eccola qua, che sta salendo. Ok? Quindi allora uno mi dice, beh, ma allora stiamo scendendo o stiamo salendo? Cioè, dove stiamo andando? Stiamo scendendo o stiamo salendo? E voi mi dite, fai comodo tu a dire che stiamo scendendo e che stiamo salendo. Ma faccio comodo, è la realtà. È la realtà perché dipende dalla dimensione temporale, dalla view temporale che voi state guardando. Ok? In questo momento la view temporale che stiamo guardando ci stiamo dicendo, ok, che nel breve oggi la price action è stata invertita, con volumi anche forti. Ed è ovvio che quello che conta maggiormente è la price action di breve. Non dobbiamo mai perdere di vista la price action di lungo. In effetti, io vado a vedere che cosa il mio 240 minuti, vado a vedere il mio settimanale, ma perché? Ma perché quelli mi definiscono i livelli dove io so che posso arrivare come target per la mia price action di breve. Quindi se io definisco che la mia price action di breve è long, ok? Perché sono arrivato a livelli importanti che il prezzo ha rigettato e io lì mi comincio a mettere long, ok? La mia price action di lungo mi dice occhio perché sono short, però siccome la price action di breve si è intestata in un trend up, è probabile che sia in atto un ritracciamento, perché ovviamente il prezzo non è che scende solo con una linea dritta così, eh? Il prezzo scende, sale, scende, sale, scende, ok? Il prezzo scende così. Quindi, ok, i ritracciamenti dopo dipende, capito? Io prediligo il long, ma perché considero che la price action è ancora long di lungo termine e anche di medio termine, ok? Quindi, essendo ancora long, questo potrebbe essere solo che un ritracciamento. Quindi prediligo ancora il long. Quindi cerco più il long piuttosto che lo short. Ovvio che se mi becco sto in una giornata, 2 giornate, come lunedì, quando è stato lunedì? Martedì, lunedì, non mi ricordo, ero più 700, chiuso a più 100. Perché? Perché purtroppo ho continuato a coltivare il long e ho sbagliato, non mi sono accorto di certe cose che non ho visto il giorno dopo, perché io quando ho una giornata in cui perdo, perché, ok, non ho perso, ho guadagnato, però ho perso in realtà, no? Perché se ero più 700 e ho chiuso a più 100, vuol dire che ho perso $600 e questa è la verità dei fatti, no? Quindi a fronte quindi di una perdita, il giorno dopo devo andare a capire perché. Devo capire ho omesso delle cose, ho sbagliato a capire delle cose, sono stato testardo, mi sono intestardito, ho visto, ma non ho saputo accettare, perché sapete, tante cose ci sono nel trading, cioè a volte posso vedere, ma non accetto, ok? Non accetto cosa? Non accetto mentalmente che magari ero più 700, in quel momento faccio più 500 perché sto perdendo 200, non accetto mentalmente di incassare quella perdita. E allora, invece di incassare 600 di perdita, ne vado a incassare 600 magari dopo 10 minuti, dopo un quarto d'ora, dopo mezz'ora. E adesso mi sono anche illuminato un pochino, perché una volta magari ne incassavo 2.000 a fine giornata. Ok? Adesso un pochino mi sono illuminato, quindi fortunatamente è forza di, diciamo, lavorare sulla mia psiche, lavorare sul mio stato mentale, sulla mia disciplina, eccetera, eccetera, sto cercando di correggere sempre di più quegli errori che a volte mi portano a mandare a puttane una giornata. A volte mandavo a puttane una settimana o anche 2 settimane di trading fatto bene.
e devo lavorare su me stesso costantemente, continuamente, per io è io ho detto anche nella live, ho detto sono 3 anni io che faccio questo percorso, ok, 3 anni e mezzo che studio moltissimo, che lavoro moltissimo su questa cosa. Io mi faccio, cioè, quando io perdo, cioè, perché per me tecnicamente non esiste che mi debba trovare in una posizione in perdita, perché vuol dire che io non ho capito il mercato cosa stava facendo. O mi do una giustificazione tale per cui il mercato in quel momento ha girato, ok, quindi stava facendo quello che io ho messo in atto di fare, ma purtroppo di colpo mi ha girato e ok, ci sta, e mi sta bene, oppure a volte mi succede che io apro una posizione solo perché magari arrivo in un livello, cosa più sbagliata del mondo. Perché io lo dico sempre, le posizioni si aprono, ok, nei livelli di riferimento, non a caso io, come vedete, guardate il Nasdaq, questa è la mia mappa, questa è la mia carta stradale, ok? Questa è la mia mappa, tutte queste linee che io mi metto, è la mia mappa. Io senza mappa non vado da nessuna parte, cioè voi senza navigatore vi mettete in moto, voi se dovete, perché questo è un oceano, quando voi cominciate a tradare dovete considerare che non siete a casa vostra, tra le vostre mura, che vi muovete tra le vostre stanze, ok? Ogni giorno che voi cominciate a cliccare, voi praticamente è come se vi mettessero di colpo con un elicottero, boom, una barchetta in mezzo all'oceano. Voi siete lì. Ok, quindi se vi mettono con una barca in mezzo all'oceano di colpo, ok, quando cominciate a fare trading, perché questo è il parallelo più giusto in assoluto, voi dovete avere in mano immediatamente la carta nautica, dovete capire la bussola, dovete capire, dovete avere gli strumenti in mano per poter capire dove vi potete muovere per portare la vostra barca in porto. Perché se voi non avete la bussola, se voi non avete la carta navale, ok, voi non vi potete muovere. Voi dovete stare lì fermi in mezzo all'oceano e aspettare la chiusura della borsa. Oppure quando spegnete il monitor, che vorrebbe dire che vi vengono a riprelevare e vi portano a casa. Ok? Perché se voi volete muovere in mezzo all'oceano senza pensare di avere una carta nautica, gli strumenti per potervi direzionare, voi non avete capito nulla del trading. Ma proprio nulla. Ok? Bon. E allora io, come vedete, mi faccio la mia mappa che deriva da cosa? Da un'analisi di un profile, che deriva da cosa? Da un'analisi delle spinte volumetriche che vedete qui sotto, che deriva da cosa? Da un'analisi della price action che vedete in atto. Non sono linee buttate lì a caso perché mi piace mettere le belle lineette e dico ah, guarda quante belle lineette che ho messo, che bello. No, non sono linee messe lì perché mi va di mettere, sono linee messe lì perché hanno un senso che siano lì, ok? Bon. E quindi le mie linee sono la mia mappa e io questo chart qua ce l'ho sempre presente, ok? Vedete quanti chart, c'ho il 240 e questo è l'IS240, anche l'IS240 c'ha la sua mappa, vedete? È più chiara del Nasdaq perché distribuisce di meno, ma c'ha la sua mappa. Difatti oggi, vedete, sono arrivato in prossimità della mia linea di mappa e io sapevo che lui quando arrivava lì avevo alte probabilità che in prossimità della mia linea di mappa il prezzo potesse rimbalzare, ok? Difatti, ma io non è che ho comprato questi minimi, Io ho cominciato a comprare da dopo l'apertura, da prima apertura, quindi quando il prezzo si trovava già sui massimi di giornata, per dire, no? Ok, però vedevo che c'era una bella spinta, c'era una bella volontà di salire, mi sono azzardato di fare una cosa che solitamente non si deve fare, quella di comprare sui massimi, ok? Però anche l'esperienza porta anche a questo, la tanta esperienza e le tantissime ore di monitor che si fanno, ok? Boh, quindi la mia mappa è sempre presente, io ho 8 monitor, ok? La mia mappa è sempre presente a sinistra e a destra dei miei monitor. Io ho mappe dappertutto, ho costantemente strumenti che mi segnalano continuamente cosa sta succedendo. Io devo capire all'istante come sono in deforza in campo. Devo capire all'istante chi sta spingendo, cosa stanno facendo. Perché se io non capisco questo all'istante, devo capire all'istante dove si trovano dei livelli dove io posso tentare il mio click. Perché se io non ho le mie mappe, ve le faccio vedere, ok? Le mie mappe che sono costantemente, vedete quante ne ho? E non mi perdo in mezzo a queste mappe. Io ce le ho tutte, me le guardo tutte una a una. Ok? E poi, davanti a me, che cos'ho? Lui, qua. Questo è il mio trigger. Questi sono i miei 2 chart di trigger col mio time and sale, con gli allarmi sonori. Questo è il mio setup di trigger. Io qua con questi 2 bambini qua decido quando è ora di cliccare, non prima. Ok, quindi
Questo è il concetto. Quindi, tornando al discorso di prima, che stavamo facendo, il concetto è, per fare trading, e mi allaccio al discorso che stavo facendo prima, ok, non si può pensare, ok, parlavo della gente sconsolata, eccetera, eccetera, si può pensare che avete capito che, perché purtroppo, come vi sto dicendo, c'è tantissima gente farlocca in giro che, c'è tantissima gente farlocca in giro che purtroppo ti fa credere che il trading basta che tu compri un corso, basta che tu compri un indicatore, i cicli, i livelli, e qua, di là, e tu... Non fidatevi, non è vero nulla. Non è vero nulla. Voi, se volete diventare e ve lo dico io, perché le ho provate tutte quelle robe lì. Io sono stato a contatto di tutti. Io ho già cominciato 5 anni fa a rimettermi in moto questa roba, ok? Dopo ho perso 1 anno e mezzo di soldi e di tempo con un mucchio di gente farlocca. Poi finalmente ho capito dove direzionarmi, ho trovato qualcuno che mi ha fatto una formazione corretta e non mi ha insegnato dove cliccare, perché non mi ha detto, devi fare... non mi ha fatto vedere dove dovevo cliccare, quando dovevo cliccare, come dovevo fare. Non l'ha fatto. Non mi ha mai fatto vedere un trade, ok? Ma io, personalmente, ho fatto tesoro di quella formazione di base sui volumi, che era importante, ok? Capire la dinamica dei volumi, capire le dinamiche delle distribuzioni, delle multidistribuzioni, degli sbilanciamenti, delle imbalance, delle zone fair, unfair, cioè c'è tutta una del POC a sud, del POC a nord, dell'intrecciamento tra i composite e i volume profiles di breve termine, ok, gli assorbimenti, l'order flow, cioè qua bisogna studiare tanto, ok? Quindi se volete alla fine diventare dei trader profittevoli, quale io non sono ancora in maniera consistente, ve lo dico, ok, perché io sono molto sincero, okay? Io non sono ancora, però vi dico altresì che comincio a macinare benino, però sto devo ancora fare strada, è normale, non posso pretendere che in 3 anni e mezzo, vabbè, avrò fatto 10.000 ore di monitor, avrò fatto non so quanti migliaia di eseguiti, benissimo, ok, ma non posso pretendere, ancorché ho fatto questo, che dopo 3 anni e mezzo possa essere già in grado di essere profittevole in maniera consistente. Ok, non lo posso pretendere, perché mi direte voi, non puoi pretendere dopo 3 anni e mezzo, mi sembra tanto il periodo, mi direte voi, oddio, non mi sembra poi tanto, cioè se prendiamo un medico qualsiasi, un dottore qualsiasi, un professionista qualsiasi, ma quanti anni ci mette prima di diventare profittevole, di dire cacchio, ho una bella attività che mi garantisce, che ne so, 5.000 al mese, 10.000 al mese, chi è, cioè, com'è, voglio dire, qual è il professionista che dopo 3 anni e mezzo vi può dire, sono consistentemente profittevole? Ma forse uno su 100.000. Ma tutti quanti fanno un percorso di formazione, nel senso, vanno all'università, un percorso di specialisti, si specializzano, ok? Quindi bisogna capire intanto la base di mercati, come funzionano, come si muovono, cos'è un bidask, cos'è. Poi se volete specializzarvi sui volumi, vi specializzate sui volumi, dovete capire i volumi, la price action, e capire i volumi non è mica semplice. Non è che perché fate un corso e avete, ho fatto il corso, devo sapere tutto, ma cosa? Si fa un corso, si fa un affiancamento, ok? Ma l'affiancamento non vuol dire che vi cliccano, che vi dicono, qua devi cliccare perché così, no. L'affiancamento vuol dire che quello che mi insegnano durante il corso, nell'affiancamento vi insegnano, vedi, la distribuzione qua si è sbilanciata, oggi è sbilanciata, qua, guardate cosa avevamo postato oggi, esattamente all'inizio, prima che i mercati aprissero. Prima che i mercati aprissero, adesso vi faccio vedere, ok? Adesso vi faccio vedere, prima che i mercati aprissero, cosa abbiamo postato. Allora. Andiamo a vedere cosa abbiamo postato prima che i mercati aprissero. Eccolo qua. Aspettate, aspettate che facciamo salvataggio, ok, sì, no, devo aprire tutto il gruppo, aspettate che arrivo, eccolo, questo abbiamo postato, eccolo qua l'icebergino che vi dicevo prima, ok, dove poi si sono attivati i long, ok, questo abbiamo postato prima di iniziare. Noi prima di iniziare non sapevamo che il mercato poteva venire qua, ok? Vedete la linea gialla? Dov'è? Noi non lo sapevamo che il mercato potesse arrivare qua. Tra l'altro è arrivato anche un po' più su di questo livello, ok? Perché è arrivato fino a questo picco volumetrico. Noi non lo sapevamo, ma cos'è che sapevamo? Sapevamo leggere il volume profile.
avevamo capito che all'interno di questo profile c'era una zona di sbilanciamento. Avevamo capito che il POC della distribuzione giornaliera era nord e quindi poteva andare a bilanciare, fare tutto una bilanciare la distribuzione e arrivare fino a questo livello. Quindi il fatto, voglio dire, che uno conosce la distribuzione, come funziona, cosa può accadere, non è detto che io qui devo cliccare long per forza perché di qua, però so che se sono in una situazione di questo genere, ok, so benissimo che il mercato potrebbe esprimersi in un rialzo fino a questo livello. Quindi se io so che ci sono molte probabilità che presto possa fare questo tipo di movimento, perché mi devo mettere short ancorché lì fossimo in un massimo? Io sono sicuro che tanta gente lì si sarà messa short e l'ha presa nei denti, fortemente, ok? Ma noi, io che conosco l'analisi volumetrica, non mi sono messo short, anzi io ho cercato i long, perché capivo che se c'erano delle evidenze di assorbimento e di forza long, era il momento di entrare, perché probabilmente il mercato sarebbe andato a ribilanciare, a tentare di ribilanciare la zona che aveva nord. Ok, quindi ecco il concetto. Quindi io lo ribadisco sempre, la formazione è una cosa importante, l'affiancamento altrettanto, perché dovete essere affiancati da queste persone che vi hanno formato e che vi continuino a far vedere, dire ok, vedi qua la distribuzione, ma no, che vi facciano vedere dove si clicca, vi fanno vedere, vedi qua la distribuzione si è sbilanciata, si è ribilanciata, qua c'è un assorbimento, che vi facciano capire e vedere questo tipo di situazione. Noi probabilmente adesso a breve lanceremo una bellissima cosa per i nostri clienti, vi faremo sapere comunque a breve, ma è in questa ottica, insomma, ecco, di cercare di affiancare un attimino anche le persone con i nostri formatori. Noi, vi ricordo, abbiamo dei formatori molto in gamba, molto bravi. Se andate nel nostro sito troverete tutti i nostri educators, quelli che sono i volumetric educators ufficiali, quelli che noi riconosciamo come persone che possono, diciamo, dire la sua nel trading e vi possono aiutare, e vi possono aiutare in questo, diciamo, percorso. Abbiamo fatto un corso bellissimo, i V-Days, dove c'era Rico Stucchi, Paolo Serafini, Edoardo Burattini, dove si sono trattati aspetti base, ok, ma molto molto importante, perché vi dicevo prima, cioè non è che voi, se dovete imparare a fare una qualcosa, partite, voglio dire, dalle equazioni di secondo grado, dagli integrali in matematica, no? In matematica, se dovete arrivare a fare, voglio dire, le funzioni con integrali, chissà cosa, adesso parlo anche un po', diciamo, magari a vanvera, però, ok, non è che partite da lì, no? Partite a fare la matematica elementare, 1 più 1, le addizioni, poi le sottrazioni, le per, le diviso, poi le prime equazioni, poi c'è, cioè, ok, questo è il percorso anche che si fa nel trading. E io vedo anche nel nostro gruppo, anche dei nostri clienti, che c'è gente che pensa di partire a fare trading come quello che pensa di affrontare la matematica ed essere in grado subito di fare l'analisi, l'esame di analisi 2, a come l'università. Non esiste, cioè, se non sai neanche fare 1 più 1, tu pretendi di fare, tu pretendi di essere in grado di fare l'esame di analisi 1 o di analisi 2, cioè, non so io con quale mentalità si possa affrontare il trading in questa maniera. Non si può. Cioè, chi affronta il trading deve essere conscio e capire che questo è un percorso che dura degli anni. Punto. 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 È ovvio che se siete bravi, disciplinati e avete i coglioni da, diciamo, da impegnarvi, è probabile che arriviate al vostro obiettivo. Ma perché tanta gente non arriva? Ve lo siete chiesti? Primo, perché magari non ha l'attitudine per farlo, perché non tutti quanti hanno l'attitudine per diventare un centometrista, no? Dopo, non è che dobbiamo diventare tutti Usain Bolt, perché i centometristi ce ne sono anche bravi, voglio dire, che corrono in 10:20, in 10:15, non corrono tutti in 9:70, anche in 10:30, anche un centometrista che fa in 10:50 mi accontenterei di essere. Sono già un centometrista bravo, non devo mica diventare Usain Bolt, ma ci sono della gente che, per quanto si allenerà a fare i centometristi, non scenderà magari mai sotto i 12 secondi. E quello deve capire che non può fare il centometrista e quindi non può fare il trader. Quindi bisogna anche rendersi conto, quando si è nell'impossibilità di non poter affrontare una cosa, che non la si può fare. Non la puoi fare, punto, non puoi fare il trader. Punto, basta. Ok, quindi devi renderti conto, accettare, non puoi fare il trader perché non hai l'attitudine. Ma se vi rendete conto che avete l'attitudine di poterlo fare, e dopo ovviamente, come Usain Bolt arriva a 9,72 o quello che arriva a 10,50, non ci arriva ovviamente dopo solo perché è in grado, cioè vede che c'è la predisposizione, ma per arrivare là sono anni, anni. Io ho visto, mi ricordo, allenamenti Usain Bolt. Cioè, ma la roba è fuori del mondo. Cioè, quindi voi non potete pensare di arrivare a guadagnare qua senza sacrificio, dopo 2 mesi, dopo 6 mesi, dopo 1 anno. Ok, magari guardando 1 ora al giorno, 2 ore al giorno, magari cliccando a cazzo così tanto per cliccare. Qua bisogna impegnarsi, bisogna, ve lo dico sempre, bisogna impegnarsi.
È ovvio che il risultato, l'obiettivo è alto, che il risultato può dare delle grandi soddisfazioni, ma come tutte le cose, se tu hai una grande soddisfazione, devi avere grande, non c'è vittoria senza sacrificio, cioè non, si compensa tutto nella vita. Se tu vuoi una grande soddisfazione, devi romperti le palle, devi romperti le palle, devi fare un grande sacrificio. Non esiste che voi riusciate ad avere soddisfazione in borsa pensando di dopo 6 mesi, un anno di essere in grado. Mi chiamano, ci chiamano delle persone che vogliono, non sanno cos'è l'analisi volumetrica, non sanno cos'è la borsa e ci chiamano che vorrebbero provare un mese la piattaforma. Ma cosa vuoi provare? Ma lascia stare, ma non affrontare neanche la borsa. Guardate, io sentite come parlo, a me non interessa niente, cioè io non mi interessa, cioè io mi interessa vedere le piattaforme, cioè ovvio, noi, mio figlio ha fatto questa cosa commerciale, ci piace, abbiamo degli strumenti spettacolari, perché veramente ormai quel Volbook è una cosa meravigliosa, guardate, dobbiamo ringraziare qui anche Enrico Stucchi, perché ci ha dato la possibilità di implementarlo in maniera veramente spaziale, è una cosa meravigliosa, io non riesco più a trovare sotto Volbook, mi dispiace, vedo tutto, vediamo tutto, è uno spettacolo, cioè, però non è che non sbaglio, cioè, se, cioè, vedo tutto se capisco come quello che devo capire. Se invece mi incaponisco e nonostante veda, faccio finta di niente, dopo perdo comunque, non è che se perché vedo, sia chiaro. Quindi vuol dire, gli strumenti che abbiamo sono spettacolari, noi ci stiamo organizzando, perché oltretutto adesso abbiamo una persona che tutti i giorni, adesso la stiamo formando, ma tutti i giorni, ogni ora, insegnerà in una Zoom ad usare la piattaforma, ad usare nel senso non dove vendo, dove compro. Ad usare vuol dire, ok, come faccio ad impostare i numerini così? Quando vado su Indicator, Order Flow, Analyzer, eccetera, eccetera, come faccio a capire tutte queste voci qua, cosa servono, eccetera, eccetera? Siccome ci siamo resi conto che, nonostante abbiamo fatto qualcosa di assolutamente user-friendly e di molto facile da usare, però è sì facile rispetto alle altre piattaforme che ci sono in commercio, che sono in inglese, difficili, non hai assistenza in Italia, eccetera, eccetera, ma però comunque sempre ci vuole... è un po' complicato mettere in atto tutta una serie di cose. Quindi voglio dire, allora, noi ci stiamo sforzando per rendere la cosa più facile, da mettere un ambiente dove abbiamo dei formatori di livello a cui potete rivolgervi e che vi sanno dare la formazione la formazione, indispensabile per leggere i volumi, non per cliccare. Imparare a cliccare, dovete voi imparare a cliccare. In base alla formazione che vi dicono, ok, qua devi cercare di trade, ma quando tu hai quella formazione lì, devi tu imparare a capire dai movimenti che fanno, da come si muovono, che ti deve entrare tu nella tua mente capire, puoi avere, lo metto a fianco che ogni minuto dice, ecco vedi qua fanno così, fanno colà, cioè impossibile, non succederà mai, anche perché i momenti in borsa non lo sai quando succedono, ok, può succedere adesso, fra un'ora, 2 ore, quindi voi pensate di avere una persona a fianco di voi, cioè 8 ore, che vi dice ogni secondo queste robe, non esiste, ok? Quindi, detto questo, chiudo il discorso, ok? Noi ci stiamo impegnando al massimo, abbiamo fatto, vi ripeto, i Good Days, dove abbiamo messo a disposizione, dove abbiamo avuto la fortuna che questi grandi trader ci diano la possibilità ad un prezzo ridicolo di essere a disposizione di chi avesse voglia di imparare, ok? E questo è stato una cosa fondamentale. Noi facciamo i nostri passi, abbiamo anche Giancarlo Prisco adesso si è unito a noi, quindi altro trader veramente forte, quindi nel nostro gruppo adesso ci sono Edoardo Muratini, Enrico Stucchi, Paolo Serafini e Giancarlo Prisco, cioè io penso che in Italia, a parte che in Italia non conosco altra gente che clicchi come loro, ok? Perché vedo anche sul sito di Muratini, sul coso di Muratini come avete cliccato, non vedete, cioè Stucchi è il suo gruppo, ma noi sappiamo, posta da noi che clicca, ok, Paolo Serafini lo sapete, clicca, ok, Giancarlo Prisco clicca, cioè tutta gente che clicca, ma ne conosco pochi che cliccano io ne conosco di gente, ma che cliccano e postano, ne costo veramente pochi, anzi ringrazio anche Edoardo e Paolo e tutti quanti perché comunque postano, fanno vedere, spiegano, fanno un bel lavoro, cioè questa è una gran fortuna perché io quando ho iniziato con i volumi, io non sapevo veramente chi rivolgermi, ho fatto gli Stati Uniti, guardato, cioè perso soldi, tempo, la lingua poi era un ostacolo impressionante. Qui il capo, abbiamo delle persone che parlano italiano, professionisti che spiegano, cosa volete, capito? Cioè quindi su questo è veramente, noi abbiamo fatto un gran lavoro, gli strumenti ce li abbiamo, vi ripeto, stiamo formando una persona che un'ora al giorno vi spiegherà nello specifico
tutti i giorni tratterà un argomento, quindi vi dirà, quindi vi agevolerà anche ad utilizzare la piattaforma, però vi ripeto, alla fine chi deve metterci la pozione magica, chiamiamola così, ok? Gli ingredienti noi ce li mettiamo tutti, ok? La piattaforma, gli strumenti, i formatori, l'educatore, tutti gli ingredienti ce li abbiamo messi tutti, ok? Ma la pozione magica del mago Merlino, ok, per far sì che la reazione si scateni, è quella dove metterla voi, eh? Non la può mettere nessuno se non che voi. Quindi questo è il concetto. Va bene, non vi annoio altro, io spero che sia chiaro finalmente questa cosa. Io lo dirò sempre, ok, che dovete passare del tempo davanti a queste cose per raggiungere dei risultati che si possono raggiungere, che si possono raggiungere, però non si può pretendere di raggiungerli in poco tempo. Bene, detto questo, andiamo a fare una piccola analisi del Nasdaq, ok, il Nasdaq, e dopo ci lasciamo. Se avete qualche domanda, io sono qua. Per voi, se avete qualche domanda da farmi, fatemela pure, che rispondo volentieri alle vostre domande. Vedo che non avete domande, forse perché, non so, o non vi ispiro fiducia, non mi fate mai o non vi ispiro fiducia, o vi ho tramorditi con la mia visione abbastanza dura del trading. Ma a me non piace raccontare favolette, io vi racconto la realtà. Dopo siete voi che, se volete, ascoltate quelli che vi raccontano le favolette, che vi dicono che se spendete 2-3 mila euro con loro, se spendete 3 mila euro con loro, dopo una settimana sapete tradare come i veri pro, ok? Se invece ascoltate me, vi dico che vi tocca sudare tutte le camicie che avete, anche quelle che non avete. Boh, detto questo, il Nasdaq, dove l'ho cacciato il mio Nasdaq? Eccolo qua, il mio Nasdaq, come vi stavo facendo prima, il Nasdaq 240 minuti, cosa sta facendo? Attenzione, perché l'ho visto prima. Guardate questa barra 240 minuti, che brutta che è, che brutta che è. Vi direte voi, ma perché è brutta? Perché è brutta? Perché è una barra veramente brutta, perché guardate la distribuzione giornaliera, cosa ha fatto, ok? Ha lasciato un vuoto volumetrico all'interno di due picchi volumetrici, e quest'area di assorbimento in relazione a questo minimo, ok, e che in relazione a questo picco volumetrico, ok, se l'è rimandata indietro, sta tornando indietro, ed è brutto, perché lui, ok, sta salendo rossa, ma non fatevi ingannare, perché è molto, diciamo, condizionata questa, anche vedete, sapere, cioè, a volte mi dicono, ma è rossa, sale, no, attento, perché questa barra verde che ha fatto il rialzo, l'hanno fatto tutta nel pre-market, prima che aprisse il cash, loro erano già arrivati a 13.120, 130, quindi è un rialzo, ok, che ha fatto durante la notte, ma durante il mercato reale, lui da qua, hanno venduto come i pazzi, l'hanno calciato giù. Ma quello che mi dà da pensare, che mi dà fastidio, che cos'è? Che lui comunque è sceso sotto questo livello, sta tradando sotto questo livello, sotto area 13.150. Non a caso, se andiamo a vedere qua, dove è stato rigettato l'ultimo swing in assorbimento, perché se andiamo a vedere l'ultimo swing in assorbimento, ok? Dio bonino, aspetta che, ecco, che me lo metto così, eccolo qua. Se andiamo a vedere qua l'ultimo swing, guardate l'ultimo swing come l'ha fatto, ok? L'ultimo swing erano in assorbimento qua sopra, dove l'ha rigettato? Qua, 13.150. Ma dov'è? Perché non è che si rigettano le cose a caso, eh? Perché l'ha rigettato lì? Dove eravamo lì? Eravamo qua, eravamo esattamente qua. Qua eravamo 13.150, eccolo qua, in quest'area qua. Ok, dopo non dovete prendere, qua magari era 13.130, ma è l'area che conta, ok? È qui, perché non potete, dopo, se c'è qualche farmacista che pretende sul Nasdaq di dare un livello d'ingresso con 4 tick di stop, 4 tick di target, cioè 4 tick di stop su un punto sul Nasdaq, neanche di spendersela, cioè mi fa morire delle volte quando vedo sta roba, ok? Quindi questa cosa non mi piace. Non mi piace questa cosa che è successa, non mi piace il fatto che sta spingendo in maniera importante giù. È vero anche che questo livello, ok, vedete che c'è una linea gialla che arriva, e allora io dico, perché c'è una linea gialla qua? Cos'è sta linea gialla che è nell'area che sta testando adesso? Stringo, 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 stringo e vado a vedere, dico, che è sta linea gialla?
Ah, caspita, sta linea gialla, eccola qua, la mettiamo, eccola qua, rappresenta la parte alta di una low volumare a 13.074, eccola qua, di tutta questa mega distribuzione. Quindi capisco che qui il mio prezzo potrebbe effettivamente rigettare in questa buffer di area qua, tra 13.070 e 13.070, madonna, sono 70 punti di Nasdaq, si trova così anche. Quindi io cosa andrò a cercare di capire adesso? Se in quest'area qua troverò un'indicazione chiara da capire, ovviamente in questo momento non la sto trovando, vedete che scende e basta, vedete che scende e basta, vedete qua che il mio profile delta di periodo di qua è tutto verde, non vedo belle zone di spinta rosse che mi confermi che quel livello è risultato, una piccola zona qua ma non mi dice niente, quindi per me questo non è il momento da allungare, io devo rimanere fermo in questo momento, calmo, tranquillo, fermo ed aspettare che cosa? Aspettare la mia area di buffer, che già ci siamo arrivati più o meno, eccolo qua, 13.070, ma non vedo attualmente ancora che cosa, non vedo attualmente ancora che ci sia una reazione che qua mi interessi vedere per cliccare sul long. Se io qua vedrò che ci sarà una reazione, ok, importante, ok, allora posso provare il mio long. Liquidità non ne vedo sotto, ok, e non ne vedo sopra, quindi anche questo mi sta dicendo che il mercato in questo momento è abbastanza amorfo, anzi la vedo a 13.050, quindi posso pensare che il mercato probabilmente potrà arrivare a 13.050 e interessare questa liquidità. A questo punto questo mi dà un primo, diciamo, target dove io potrei pensare di andare a vedere se vedrò delle evidenze dove poter cliccare il mio long, ma prima che il mercato non mi arrivi almeno a questo livello io non posso cliccare long, ok, assolutamente, anche se ovviamente sono arrivato in una buffer importante, vedete che siamo in una buffer, a meno che non cominci a vedere su quest'area grosse spinte volumetriche, ok, assorbimenti o rigetti, e allora posso cominciare a pensare di, se sono in view long, di vendere. Ma come vi ho detto prima, l'IS siamo qua, ok, quindi siamo in quel punto importante, quindi abbiamo detto prima, se non arriviamo prima in area 4080 4085 di IS, tutti i long che andiamo a tentare sono molto molto a rischio, quindi se vogliamo tentare un long dobbiamo aspettare cosa? Un livello di comfort, un livello dove se noi tentiamo il nostro long sappiamo che il nostro stop è molto stretto. Quindi qual è il livello di comfort? Area 13.000, ok? Perché sappiamo che se entriamo in prossimità di area 13.000, che è questa qui, ok? Area 13.000, sappiamo che possiamo avere una maggiore possibilità, 12.090, che il prezzo possa rigettare, perché comunque entreremo nella parte bassa di questa distribuzione volumetrica tutta flat settimanale. Ovvio che questo aggressivamente può rivelarsi un punto di entry molto molto interessante. Per sorte, fuso dati, quali basi mettere in preventivo per il primo anno? Bella domanda, Matilde. Io direi che per il primo anno, tra software, flusso dati e formazione, bisogna mettere a budget un 5.000 euro. Questo è il Non posso fare la prova di capito, qui sì. Ah. Sì, però, voglio dire, tra software, flusso dati e formazione, ci vogliono, forse un po' meno. Siamo venuti a interessare l'area, ok? Eccola qui. Oh, bene, vedete che ci siamo venuti? Benissimo, con una bella spinta. Adesso comincia ad farsi interessante. Vedete che abbiamo evidenza che c'è stata una spinta. E allora comincia ad farsi interessante, perché adesso dobbiamo capire se questa spinta effettivamente sarà mantenuta oppure no. Vedete, questo deve aspettare il trader, perché gli strumenti noi ce li abbiamo. Tu devi aspettare, devi individuare qual è la tua zona. Noi l'abbiamo individuata. E in questo momento noi adesso dobbiamo capire se fare il trading o no. Sì, diceva Antonio giustamente, è un 3.500 il primo anno, dopo a budget altri 2.000 per il secondo anno, insomma, questo sicuramente. Ok, io un buy video qua lo faccio, eccolo qua, metto se stop sotto i minimi, eccolo qua, questo l'abbiamo fatto in diretta, ok? Buono. Questo l'ho fatto il buy video, lo avete visto? Leggero, leggero, eccolo qua, ok? Boh, il mio scatto, avete visto? Che l'abbiamo già fatto e già chiuso. Quanto? Un minuto? Abbiamo preso quanto? Si è materializzata un'operazione in diretta anche. Fantastico. Allora, 13.065, 13.082, sono 17 punti. E voi direte, perché avete chiuso lì? Perché hai chiuso lì? Perché sono le 12.000 ore di monitor che ho fatto. Quando farete 12.000 ore di monitor anche voi, probabilmente saprete chiudere lì.
Ragazzi, io vi saluto e auguro a tutti voi una buona serata. Questo si chiama scalping, questo si chiama fare trading, ok? Ok. Auguro a tutti voi una buona serata, mi raccomando, impegnatevi, studiate e mettetevi dell'idea che tradare non è una cosa semplice. Ciao a tutti, una buona serata a tutti quanti. Ciao a tutti.